Ecco le parole di Alessio Falsone nel corso di una diretta su Instagram. Il Grande Fratello si è ormai concluso da circa un mese e uno dei concorrenti più chiacchierati e discusso per il suo comportamento è sicuramente Alessio Falsone. Il ragazzo ha trovato l'amore nella casa di Cinecittà conoscendo Anita Olivieri, ma oggi è tornato alla ribalta nel mondo del gossip per via di una diretta su Instagram. Ecco le sue parole in merito al non invito alla festa di compleanno da parte di Vittorio Menozzi. Non posso frequentare tutti quelli che erano nella casa. Allora, ragazzi, io mi scoccio e cercherò di dire le cose come stanno. Io alleno una squadra, ho giocato in squadre da circa 20 persone, andavo d'accordo con tutti, ma ho legato con 3 o 4 persone. Non è che esci e vai a mangiare con tutti e 20, è normale. Ma poi non è che se non siamo insieme al compleanno allora ci schifiamo. Non me ne frega nulla, nemmeno di andare d'accordo con tutti mi importa qualcosa. Vittorio non ci ha invitato, ma sono d'accordo con la sua decisione di non invitarci alla festa. L'avrei trovata una cosa molto ridicola, infatti preferisco non essere stato invitato al suo compleanno. Continua dopo la foto, poi ha continuato. Io non voglio fare polemiche, ma tutti quelli che ci hanno provato con Anita hanno preso il palo. Adesso però si mettono a seguire sui social l'ex fidanzato di Anita. Poi cosa ci invitano a fare me e Anita? Non ci si comporta così secondo me, è abbastanza ridicolo. Trovo più credibile e coerente non essere stato invitato, anche perché poi non sarei andato. Meglio così, la trovo una cosa più sensata. Però avevo ragione quando dicevo che non erano amici, non tanto verso di me, ma verso Anita. Perché manco lei è stata invitata al compleanno? Poi capisco che prendere i pali possa dare fastidio, però succede, agli altri. Nel frattempo la sua storia con Anita Olivieri sembra procedere a gonfie vele nonostante la ragazza non stia passando assolutamente un bel periodo. Ecco il suo lunghissimo sfogo sui social. Clicca qui per leggere le parole di Anita Olivieri.